riuscissi a togliere il camion dalla strada e metterli sulla ferrovia, no? Questo si potrebbe fare anche adesso, cominciare a fare adesso, invece, come dicevo prima, non è mai stato fatto nulla. In Svizzera è stato fatto. In Svizzera è un altro paese che ha molte pecche, però sono molto pragmatici nel problema ferroviario, ma non l'hanno affrontato in modo sensato. Avevano il problema dell'attraversamento di un americano, lo so, un paese per prevalentemente di attraversamento, hanno detto, qui la fa cosa? La prima cosa da fare, subito, è realizzare il camion. Se vuoi attraversare la Svizzera, paghi immediatamente senza fare una struttura. Sono aumentati i prezzi. Ma guarda un po', mandava la merce e diceva: mi costa, e la costa meno. Mandiamo il prezzo. I treni sono aumentati sulla ferrovia esistente. Allora, gli svizzeri hanno detto: vedete, aumentano i treni. A un certo punto, se va così, non basterà la ferrovia, bisogna fare un di nuovo. E hanno fatto dei referendum. Questi sono passati. Hanno fatto non nuove ferrovie, ma nuovi tunnel, due, uno. Avevano già fatto diminuire il camion della strada, avevano già fatto aumentare il traffico in ferrovia sulla ferrovia che c'era, invece la nostra è in calo. E non facendo nulla, e anzi facendo potenziamenti della strada, uno parla della pagana, del tunnel, del freio, indipendentemente da questa eventuale nuova linea, un rischio lampante sarebbe magari di avere nuova ferrovia e averla sottoutilizzata se l'andamento del traffico merci con la Francia continua così. Chiudere la ferrovia, non farne una nuova. Uno dice: mettiamo che risaliscano tutti, facciamo le politiche giuste, penalizziamo i camion. Primo, è giusto che le merci si distribuiscano su tutto l'arco alpino e gli svizzeri già danno un servizio efficiente, quindi danno anche tiro via della concorrenza, poi non vedo da dove dovrei, no? Dovrei a questo punto comunque dirmi cosa posso aspettare se tutto fosse al massimo circa l'andamento del traffico delle merci. Nessuno lo sa, chiaramente, nessuno, però cerchiamo di ragionevolmente dire qualche cosa. Allora, non ci si aspetta un forte aumento del traffico est-ovest, perché il 60% delle merci che attraversano la Roma di Sud, inclusi i camion, riguardano Francia e Italia, il resto Belarus e le isole britanniche. Cosa vuol dire? Economie mature, non hanno grandi dinamiche. Forti aumenti si aspettano da o la Cina, il sud-est asiatico, dice cosa c'entra la ferrovia. Quelli arrivano via nave e poi scaricano sulla ferrovia. Però questi, già adesso arrivano via nave, stanno determinando un aumento già nato di traffico merci ferroviario, ma su quali assi? Nord-sud, nord-est-ovest. Arrivano dal Mediterraneo, la destinazione, se non l'Italia, è la Germania, la parte centrale dell'Europa. E quindi vanno da sud a nord e da nord a sud attraversando la Svizzera. Se per caso dice vanno in Francia, questi sì, ma se vanno in Francia vanno a Marsiglia, chi glielo fa fare? Andare a Genova a scaricare sul treno che passa l'Italia per andare in Francia. Tengo conto che il trasporto più conveniente in assoluto, meno costoso, meno inquinante, meno tutto, è quello marittimo, in cui non è importante la velocità, è importante che porta tantissimo, costo unitario molto basso. Ora, questo si sa, non è un'invenzione, che se mai bisogna concentrare l'attenzione nord sud, non è storico. I francesi fino a 2005 sono stati sostanzialmente contrari a potenziare questo asse. Se uno legge i loro documenti, non dice che non si deve fare anche un potenziamento dell'asse della Valle della Maurienne come è sul loro lato. E loro dicono non è assolutamente prioritario, ci sono cose da fare. Chi ha sempre spinto è stato il governo italiano. Alla fine è stato siglato un accordo che sulla base del quale adesso dicono eccetera. Questo accordo ha riguardato i governi francesi perché l'Italia ha accettato una ripartizione dei costi dell'infrastruttura che non corrisponde alle due lunghezze delle tratte. Noi abbiamo un terzo della tratta, non due terzi, ma le spese sono divise a metà, cioè noi ci accogliamo una parte della spesa nel nuovo francese. Allora, scarichiamo il costo dell'investimento, poi ci sono ragioni politiche, i francesi dicono di sì. Cosa stanno facendo i francesi? Se voi leggete la stampa, vedete sempre la stessa fotografia. I lavori vanno avanti, è sempre la stessa fotografia. Che riguarda una discenderia, questo è discenderia, quello che, non, che volevano fare, appunto fare un house, no? Un tunnel attivo. Non serve altro il trasporto, perché è così, non è così. Eh? Un
hanno fatto nulla. Adesso c'è stato questo sottosegretario che ha detto adesso lo facciamo esportare, non hanno fatto nulla sull'asse. Perché? Perché adesso volevano capire come andava a finire l'Italia. Non hanno fatto nulla in assoluto. Hanno fatto una cosa anche qui razionale, soprattutto. Se uno analizza questa linea, al di là di tutto quello che ho detto, si può comprendere come è efficiente questa. Non c'è niente d'altro alla bassa velocità. Diciamo, adesso è una ferrovia che funziona, no? L'infrastruttura e il servizio. Il servizio si può migliorare, si perde un sacco di tempo a fornire ancora oggi, quindi non ha senso questo. Vabbè. Ora, per migliorarla, se io ho un condotto, mi chiedo dove sono le strozzature, che sono quelle da migliorare. Se uno ha una stenosi italica fatta alla pesca e si decide che il caso è intervenire chirurgicamente, io non intervengo a monte della strozzatura, intervengo sulla strozzatura, no? Se dice lì c'è un restringimento arterioso, invece di andare lì, io faccio in modo da allargare l'arteria a monte. Allora, se uno analizza le cose, vede che le strozzature sono due. Una è a Chambéry, l'altra è a Torino, non è nelle montagne. Perché i nodi, per motivi storici, non hanno la capacità di lasciar passare merci a sufficienza se non in conflitto con i passeggeri, allora nessuno è disponibile. Chambéry potrebbe convogliare verso l'Italia molto di più di quello che passa oggi, perché comunque passa poca roba, ma molto meno di quello che potrebbe passare al Valico, 14.000 tonnellate all'anno. Torino, l'analisi non è mai stata fatta, salvo farla preliminarmente adesso nell'ultima fase dell'osservatorio, e viene fuori con tutta evidenza che la strozzatura è dentro la città di Torino, che se per caso si rimettesse a salire questo traffico merci, ammesso che e in Torino si vuole davvero fare, come è stato detto, un servizio ferroviario che porti la gente in tutta l'area senza usare la macchina, le due cose erano in conflitto, non chissà quando, erano in conflitto con quel modello di ETF e così via, a 4-5 anni, appena finito il passante ferroviario. Allora, cosa è sensato fare? Intervento lì. Poi si vede, tolgo la strozzatura, poi vedo il paziente e decido che lo promuovo, no? Questo è un buon senso di male, ma non c'è nessun senso. Torino, i francesi cosa hanno fatto? Chambéry stanno intervenendo, stanno costruendo un tunnel che è quello lasciato adesso. Il quale serve a girare e potenziare la capacità di convogliare. Poi ne avevano un altro di tunnel, sempre per il territorio francese, quello di Bellon, che avrebbe allentato poi l'asse della Moriana, eccetera. E non hanno fatto nulla. Quindi, la prossima volta che prendete la stessa foto, la situazione sapete che è questa. Ci sono motivazioni politiche, quello che volete voi, eccetera, eccetera, ma non ci sono motivazioni fattuali. Comunque è chiaro che la linea per il trasporto merci, una FAC, no? Per più per la certo per i passeggeri, per la... Sì, tu hai possono portare più avanti per i passeggeri, non mica ti dice di quello passate, no? Quindi uno risparmierebbe un po' di tempo per andare a Lione, eccetera. Io faccio osservare che andare a Parigi e a Torino con le linee attuali, per dire quali sono i voli che vengono per ferrovie, ci vogliono